Sì, loro poi dicono che è stata una stagione durissima per noi, perché ovviamente stiamo gareggiando in tutte e due le categorie e quindi anche gli allenamenti sono pesantissimi. Ma adesso lo sentite, gli applausi sono tutti per i campioni europei, Yuko Kawaguchi, Alexander Smirnov. Loro hanno tenuto terzo posto ai mondiali, quarti ai giochi olimpici, quindi ovviamente l'accoglienza per loro non può che essere così calorosa. E loro hanno proprio deciso di fare la prima uscita qui alla Cup of Russia e hanno dichiarato infatti di essere abbastanza soddisfatti per la performance di ieri, sanno di aver fatto degli errori, ma nel complesso poteva andare bene. Claire de Lune di Debussy. Thank you.
Che dire, il pubblico davvero esprime tutta la soddisfazione, la gioia per aver visto davvero questi due grandi atleti sul ghiaccio, Yuko Kawaguchi e Alexander Smirnov. Sicuramente mi sento di poter dire il miglior programma libero visto finora. Loro sono molto delicati, molto intensi, anche se Anna, che ho notato, ho visto prendervi appunti, c'è stato qualcosa che non è stato proprio, diciamo, perfetto nel complesso, vero? Sì, non perfetto tecnicamente, c'è stato un problema sul triplo tollop side by side, ma avevamo visto già nei 6 minuti che Yuko aveva qualche problema con questo salto, il triplo twist, la presa non sono sicura fosse pulita, e nella spirale esterna indietro la posizione di Yuko mi sembrava un po' alta. Però per il resto davvero bellissimo, mi è piaciuto molto la musica, la coreografia, mi piace molto anche l'abito di Yuko, trovo che le stia molto bene, lei è una ragazza davvero molto molto magra come vedete, e per cui trovo che questo vestito in qualche modo le dia forse un pochettino più di volume, la faccia sembrare comunque un pochettino più di quello che è, perché lei è veramente magrissima, vedete con che facilità eseguono i sollevamenti. Si sembra proprio una piuma lei, è leggerissima. Aggiungono molti sollevamenti anche nelle loro transizioni, pertanto non obbligatori, ma proprio perché sono degli elementi di una facilità incredibile per loro, e sono veramente belli da vedere, perché appunto questa leggerezza che è data anche da una grande forza di Yuko, perché il fatto di sembrare leggeri sul ghiaccio, come dicevamo ieri, dipende molto dalla forza e dall'energia morbida che un pattinatore riesce ad esprimere sul ghiaccio. Poi magra e fortissima, perché abbiamo visto sì. Anche nella forza che mette nei salti, no? Sì. Veramente incredibile. È proprio il pattinaggio di coppia artistico, è davvero uno sport acrobatico dove si richiedono davvero degli stati di forma fisica davvero eccellenti. E quindi aspettiamo adesso il punteggio di Yuko Kawaguchi e Alexander Smirnov. Certo possiamo con certezza anche dire bellissima questa posizione, mi facevi notare. Volevo solo fare una conclusione su Stefania Bertone e Ondra Otrecht, perché a questo punto loro comunque migliorano la loro posizione, perché gli statunitensi sono scivolati dietro di loro, la coppia Simpson-Miller. Sì, hanno guadagnato una posizione, Stefania e Ondra, come abbiamo detto, questa non era la loro gara, ma hanno saputo davvero difendersi egregiamente, pertanto possono sicuramente andare a casa soddisfatti e con tanti buoni propositi per il futuro, perché invece sappiamo che possono dare ancora tanto, molto di molto più, di no? Più. Cioè, è stato un periodo difficile, sì. Lo abbiamo detto, però riprendersi così e comunque dimostrare di esserci, secondo me questo era il loro obiettivo, sì. La loro vittoria è stata questa, sì. Essere alla Cup of Russia, ed ecco il punteggio 120-79, il miglior libero ovviamente visto finora, 56-03, solo sui Technical Elements hanno un punteggio più basso della coppia statunitense, ma il loro totale di 182,70 sommato a 61,91 appunto dello short program con lo free skating, e vanno senza dubbio ad aggiudicarsi la Cup of Russia. Sei assolutamente d'accordo, immagino, su questo? È stato il miglior libero visto finora, la loro migliore esibizione.